Io, dopo che c'è stata la prima parte della lezione così intensa, vorrei in verità raccontarvi della qualificazione degli operatori economici in un modo molto più discorsivo, non tanto perché chiaramente già l'attenzione che avete speso nelle prime ore del mattino è stata tanta, quindi è anche il caso di avere una lezione un po' più leggera. Ma soprattutto perché a me interessa fare dei ragionamenti sui ragionamenti di ciò che è lo stato di fatto, la situazione, nello specifico la qualificazione degli operatori, ma comunque in ogni lezione io credo che si debba fare riferimento soprattutto alle possibilità di sviluppare dei ragionamenti rispetto alle indicazioni che ci provengono dal dato puramente normativo, no? In modo che si possa eventualmente affrontare anche insieme le problematiche e sotto questo profilo eventualmente magari se riusciamo, come anticipava prima Matteo Accardi, metteremo a disposizione magari gli ultimi 10 minuti per poter fare un piccolo question time. Ragionamenti che possono essere utilizzati per affrontare dei casi che si possono presentare e che quindi voi da operatori del settore potrete eventualmente affrontare con dei riferimenti anche di carattere speculativo, non il semplice dato normativo che invece ci aiuta, certo, ma è sempre reperibile, no? Sappiamo bene che ormai attraverso internet c'è la possibilità di recuperare tutti i dati normativi rilevanti, ci sono atti di liberazione di ANAC, siamo in grado quindi di avere la massima disponibilità sotto il profilo delle regole, no? E anche in tempi diciamo rapidissimi. Mentre invece per quanto riguarda gli altri aspetti, ossia l'assimilazione di queste regole e soprattutto la loro sistemazione che è molto importante, beh, per questo appunto è importante appunto trarre spunto dalle lezioni che stiamo tenendo in considerazione anche di questi aspetti che sono importanti. Qui c'è un pubblico di persone esperte, qualificate, che tutti i giorni affrontano problemi, problemi che a volte non hanno una soluzione immediata e che richiedono quindi l'esperimento di una serie di ragionamenti che possono poi consentire di cogliere lo scopo che ci si propone. Il tema della qualificazione degli operatori non è un tema subordinato rispetto alla qualificazione delle stazioni appaltanti, eh? È un tema anche questo rilevante e importante. Certo, rispetto alla qualificazione delle stazioni appaltanti, questo non è un tema che ha quei requisiti di novità, no? Perché proprio la qualificazione delle pubbliche amministrazioni invece è un aspetto nuovo inserito nel codice dei contratti pubblici, proprio per l'effetto di quello che dicevamo prima, ossia il concetto di ridurre le centrali di committenza facendo in modo che attraverso economie di scala ci sia un risparmio di spesa, ci sia l'utilizzo di risorse anche umane all'interno della pubblica amministrazione, evitando quindi che ci siano delle duplicazioni, degli sprechi, no? Questo è intuitivo, potete capirlo benissimo. E quindi sotto questo profilo certo era importante fare questo percorso, però tenendo presente quello che già in realtà lo stesso legislatore europeo aveva indicato nei considerando della direttiva numero 24, dicendo sì, vanno benissimo le centrali di committenza per l'economia di scala, però attenzione, perché quello che a noi preme sotto il profilo del trattato europeo è soprattutto la tutela della concorrenza e soprattutto l'idea di evitare dei fenomeni di collusione che in qualche modo impediscano l'accesso agli operatori, no? Perché questo è lo scopo fondamentale che si propone il legislatore europeo nell'ambito del trattato, no? Qui stiamo parlando della concorrenza che è un momento fondamentale e centrale nel diritto europeo. Ma come dicevo, anche la qualificazione degli operatori ha la sua importanza, perché è evidente che innanzitutto tutti gli operatori a parità di condizioni devono poter partecipare alle procedure concorsuali. Ecco perché il tema è di estrema delicatezza.
il principio della massima partecipazione è uno dei principi in cui si declina il principio della concorrenza, ossia bisogna certo evitare che ci siano dei soggetti che non hanno l'adeguata preparazione per svolgere gli appalti e che quindi non debbano partecipare alle procedure, però è evidente che tutti i soggetti che invece dispongono delle qualità necessarie sotto il profilo morale per i requisiti generali oppure sotto il profilo tecnico per la capacità tecnica e organizzativa che comunque va dimostrata, ebbene a parità di condizioni tutti devono poter partecipare alla gara. E quindi è chiaro che le regole devono consentire la massima partecipazione e su questo, come vedremo, già la direttiva si è espressa importando anche nel tema che tratteremo oggi quel principio che ormai è diventato un principio immanente dell'ordinamento europeo ma anche dell'ordinamento giuridico italiano, che è il principio di proporzionalità. Magari sul principio di proporzionalità ci fermeremo un attimo, perché è uno di quegli strumenti che ci consente di superare in certe situazioni degli impasse che potrebbero crearsi a seguito appunto di soluzioni che in un primo momento all'esame della questione magari non pervengono, no? Perché bisogna mettere insieme i ragionamenti, i principi e quindi trovare una soluzione per il problema che si pone. Uno dei criteri che si può utilizzare per risolvere i problemi che potrebbero porsi è proprio il principio di proporzionalità. E come vedremo nell'ambito specifico della qualificazione degli operatori, il principio di proporzionalità è un principio cardine. Cominciamo con una retrospettiva, no? Ecco, di solito non si comincia con quello che è stato il sistema previgente e quindi la disciplina che regolava il sistema della qualificazione prima dell'entrata in vigore del codice. Ma nel nostro caso è importante innanzitutto perché siamo in un regime transitorio, no? Come sapete, e quindi nel regime transitorio questa disciplina è ancora valida in attesa che poi si compiano, diciamo, tutti i fenomeni regolativi che sono demandati al Ministero con la proposta, poi vedremo, di ANAC e quindi con la compartecipazione delle commissioni parlamentari competenti. Vediamo che si tratterà quindi di concertare l'atto attraverso una serie di istanze istituzionali, no? Allora, dando un'occhiata al decreto legislativo 163 del 2006, il vecchio codice dei contratti pubblici, qui stiamo facendo riferimento ai requisiti speciali. Ecco, io vi costringerò ad alcuni salti logici, non farò una trattazione dove vi dico parliamo dai requisiti generali, poi tratteremo i requisiti speciali. Partiamo dai requisiti speciali, no? E quindi stiamo parlando della qualificazione degli operatori economici. Vedremo poi invece, verso la fine della mia trattazione, i requisiti di carattere generale e quindi faremo una disamina insieme dell'articolo 80 del codice che disciplina i casi di esclusione, soprattutto per capire come funziona diversamente dal passato oggi l'aspetto relativo ai requisiti di carattere generale. Quindi, come vi dicevo, partiamo dai requisiti speciali e teniamo presente che qui stiamo parlando dei lavori. Come sapete, il decreto legislativo 163, quindi il precedente codice dei contratti pubblici, aveva in gran parte incentrato la sua disciplina sui lavori, no? Sottovalutando gli aspetti relativi a servizi e forniture. Il nuovo codice non ha in realtà posto un rimedio significativo rispetto a questo gap che si è creato rispetto ai servizi, no? E quindi anche sotto questo profilo, all'ordine del giorno, sui tavoli istituzionali, c'è, diciamo, l'idea di intervenire sotto il profilo dei servizi con delle modifiche che consentano di trovare delle soluzioni per quelle situazioni in cui la disciplina dei servizi non è perfettamente sovrapponibile o compatibile rispetto alla disciplina dei lavori. Comunque, ritornando a noi, abbiamo la disciplina previgente, appunto, appalti di lavori, che prevedeva innanzitutto come momento centrale il sistema unico di qualificazione. Ecco, il sistema unico di qualificazione era disciplinato
ed è tuttora disciplinato dal regolamento nella fase transitoria, e quindi in buona sostanza era previsto, no, quello che voi conoscete, il sistema di attestazione delle imprese attraverso le società organismo di attestazione, le cosiddette SOA, le quali dovevano verificare in capo alle aziende la sussistenza dei requisiti speciali e poi rilasciare l'attestato che è valido, era valido per la partecipazione agli appalti di lavori in base alla suddivisione, no? La summa suddivisione tra, diciamo, categorie e classifiche all'interno di ogni categoria, no? Ricordate, sapete benissimo, anzi, opere generali, opere speciali e poi all'interno le categorie a seconda degli importi dei lavori e quindi tutte le distinzioni che sono note. Ebbene, il sistema unico di qualificazione, come vedete, valeva per tutti gli appalti di valore pari o superiore, no scusate, di valore superiore a 150.000 euro. Che cosa accadeva invece per quelli di valore inferiore? Accadeva che chi aveva già un attestato da parte della SOA poteva naturalmente partecipare anche per lavori che avessero un valore inferiore e non aveva la necessità invece di dimostrare i requisiti di carattere tecnico attraverso i criteri che invece per coloro che non avessero avuto il possesso dell'attestazione dovevano farlo attraverso la dimostrazione di lavori analoghi nel quinquennio, attraverso il costo del personale, poi dopo lo vedremo nel dettaglio quando parleremo della disciplina transitoria, e poi l'adeguata struttura tecnica. Quindi chi non aveva l'attestazione partecipava con la dimostrazione di questi requisiti, chi invece aveva l'attestazione non aveva bisogno di altro se non naturalmente produrre il certificato rilasciato dalla società organismo di attestazione. Per quanto riguarda invece gli importi allora superiori a 20.658.000 euro, allora in quel caso occorreva, oltre all'attestazione da parte della società SOA, anche dimostrare una cifra d'affari almeno tre volte la base di gara, no? Quindi la dimostrazione di avere una solida capacità finanziaria oltre a quella tecnica, perché come sapete è molto importante anche l'affidabilità sotto questo profilo. Ci sono stati episodi di società che non erano adeguatamente capitalizzate e quindi non erano in grado in realtà di affrontare gli appalti, diciamo, particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'impegno finanziario, proprio perché magari in determinate situazioni, a causa di una situazione di liquidità non florida, a causa di un margine operativo non particolarmente felice, mettevano a repentaglio la possibilità di proseguire l'appalto, no? Poi su questo si innesta, come sapete, il circolo vizioso anche del ritardo nei pagamenti, no? Che naturalmente provocava delle crisi di liquidità per molti imprenditori, i quali si trovavano nelle condizioni di non poter proseguire gli appalti, soprattutto se si tratta di imprenditori che hanno una struttura, diciamo, piccolo-media e quindi, come dicevo prima, non adeguatamente capitalizzata e che senza le rimesse provenienti dal versamento degli stati di avanzamento lavori si trovavano nella difficoltà di non poter poi approvvigionarsi dei materiali per poter proseguire gli appalti, no? Ecco, quindi c'è questo aspetto da tenere in considerazione. Questa è la disciplina che tutti voi conoscete, la disciplina che ha avuto efficacia e che per la norma transitoria ha efficacia, salvo alcune piccole differenze che poi incontreremo e vedremo in seguito, e che, a cui siamo abituati. Per quanto riguarda invece il riferimento ai servizi e alle forniture, ecco, qui c'era molta più libertà, no? Quindi non abbiamo un sistema unico di qualificazione come per i lavori, abbiamo un principio fondamentale che era richiamato, sia quello della proporzionalità e della non discriminazione, che io ho messo per primo, proprio per dire qual era il limite rispetto alla discrezionalità che invece la pubblica amministrazione poteva inserire nel bando rispetto alla dimostrazione di quei requisiti di carattere tecnico necessari.
Quindi, in buona sostanza, il principio di proporzionalità, che adesso riprendiamo con la dovuta attenzione, è quello di non discriminazione, che è ancora, diciamo, una declinazione del principio di concorrenza. Innanzitutto il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità è un principio fondamentale, come dicevo, del diritto europeo, ormai divenuto pervasivo anche all'interno del nostro ordinamento, tanto che è richiamato dallo stesso articolo 1 della legge 241 del 1990. Ed è un principio che richiama l'idea che la pubblica amministrazione o comunque il soggetto agente non debba inserire all'interno di una procedura o di un procedimento tutta una serie di incombenti, una richiesta di documentazione, delle previsioni per la dimostrazione dei requisiti tecnici che in realtà non servono, sono aggiuntivi e sono ulteriori rispetto invece alla reale dimostrazione dei requisiti, no? Naturalmente lo sto declinando il principio di proporzionalità rispetto alla dimostrazione dei requisiti di carattere speciale. Quindi io non devo chiedere più di quello che mi è necessario per sapere che un determinato operatore ha i requisiti per poter affrontare quella tipologia di appalto di servizio. Quindi in buona sostanza il principio è un principio importante e fondamentale perché attraverso, diciamo, la denuncia della violazione di questo principio che è possibile anche ottenere l'annullamento dell'intera procedura di gara nel momento in cui il principio di proporzionalità è stato violato e quindi si è richiesto ad un operatore, magari non consentendogli la prosecuzione della partecipazione attraverso un'esclusione improvvida, di poter in realtà operare visto che ne aveva le possibilità attraverso la dimostrazione dei requisiti con dei criteri ordinari di ragionevolezza. Accanto alla proporzionalità dobbiamo anche tenere presente la ragionevolezza, ossia è un criterio che naturalmente attinge al pensiero razionale, no? Ciò che è proporzionato rispetto allo scopo che noi ci proponiamo. Quindi il ragionamento si appunta proprio sul criterio di razionalità che viene completato anche dall'adeguatezza, ossia una misura deve essere proporzionata e adeguata rispetto allo scopo che noi ci proponiamo di raggiungere. E questo è il limite che veniva posto in relazione, diciamo, ai servizi. L'altro principio è il principio della non discriminazione. Naturalmente non bisognava inserire, non bisogna ancora adesso, il principio di non discriminazione è assolutamente valido ed è contenuto nello stesso trattato europeo. Ebbene, il principio di non discriminazione ci dice che noi nell'operare non dobbiamo in qualche modo non consentire la partecipazione a certi operatori semplicemente distinguendola dove la distinzione non va assolutamente fatta. Quindi non possiamo inserire all'interno, diciamo, della verifica dei requisiti speciali dei tratti distintivi che consentono la partecipazione solo ad alcuni e non ad altri, senza che questa distinzione rilevi ai fini dello svolgimento dell'appalto. Se rileva ai fini dello svolgimento dell'appalto è proporzionale e va benissimo. Se invece questa distinzione che noi inseriamo finisce per favorire alcuni, perché ad esempio richiede dei requisiti che in realtà per lo svolgimento delle prestazioni previste dall'appalto non sono previsti, ebbene in questo caso noi applichiamo un principio di discriminazione che potrebbe comportare l'illegittimità della procedura. Quindi questi due capisaldi sono da tenere presenti. Partiamo adesso, diciamo, da ciò che sta alla radice del nostro codice dei contratti pubblici. Innanzitutto la direttiva che riguarda gli appalti, la direttiva numero 24. Ebbene, la direttiva numero 24 in realtà è una direttiva che ci dà delle indicazioni molto piane e semplici, no? Se noi andiamo a prendere l'articolo 58, tra i criteri di selezione, ci dice innanzitutto che gli Stati, nel disciplinare la verifica delle capacità degli operatori economici, possono richiedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale. Questo è molto semplice, pensate ad esempio all'attività di progettazione. Quindi tutti i soggetti che svolgono un'attività di progettazione, quindi che rientra nell'ambito dei servizi,
devono essere necessariamente abilitati, almeno nel nostro ordinamento, e l'ordinamento europeo riconosce che gli Stati possono richiedere questa tipologia di abilitazione. La capacità economico-finanziaria e quindi la dimostrazione appunto di avere questo requisito per poter essere affidabili sotto il profilo finanziario e naturalmente le capacità tecniche e professionali che devono essere dimostrate attraverso, appunto, vedremo la documentazione necessaria a verificare di avere una organizzazione, un'attrezzatura che ci consenta di espletare l'appalto. Ecco, come ho fatto nella scorsa lezione, poi il materiale sarà disponibile anche con il documento, qui ho fatto riferimento al documento 1. Quindi noi possiamo quindi andare a vedere subito, il documento 1 non è altro che la direttiva 24. Eccola qua. Ecco, la direttiva 24 naturalmente è disponibile su internet, quindi potete anche prenderla direttamente. Ve la metto comunque a disposizione nel materiale ed è importante partire, diciamo, da un esame della direttiva, perché questo ci consente innanzitutto di capire qual è il meccanismo di recepimento che ha utilizzato il nostro legislatore. Naturalmente il riferimento è alla qualificazione degli operatori economici. Allora, partiamo ad esempio dai considerando. Voi sapete come sono fatte le direttive, no? Sono composte in genere a due parti. Ci sono i considerando, che sarebbero delle sorti di intenzioni, di premesse, se vogliamo, e poi c'è la parte normativa. Però attenzione a non pensare che i considerando non facciano parte della disciplina. Anche i considerando sono delle vere e proprie norme, quindi vanno naturalmente prese in considerazione, scusate il giro di parole, ma è così, nel momento in cui si va a verificare qual è la disciplina contenuta nella direttiva. Allora, qui ho evidenziato il considerando numero 14, che dice che è opportuno precisare che la nozione di operatori economici dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Allora, quindi una nozione molto ampia di operatore. Per quale ragione? Ritorniamo a quel principio che dicevo prima, ossia quel principio della massima partecipazione della libera concorrenza, che sono pervasivi, e quindi questo considerando opportunamente ce lo ricorda. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private o altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico. Ecco, quindi attenzione alla questione del formalismo sotto il profilo della natura giuridica degli enti che possono partecipare alle procedure concorsuali in materia di appalti, perché la definizione che ci dà il legislatore è una definizione, come vedete, ampissima, e ci dice anche, indipendentemente dal fatto che siano persone giuridiche o meno in ogni circostanza. Quindi dobbiamo tenere presente che c'è il principio della massima partecipazione declinato nello specifico rispetto alla persona giuridica dell'operatore, diciamo aperta, molto aperta. E quindi questo è uno delle questioni che ci deve naturalmente indirizzare nel momento in cui noi abbiamo la necessità di individuare gli operatori economici. Questa è specifica invece rispetto ai raggruppamenti, come sapete, i raggruppamenti temporanei, le associazioni temporanee di impresa, di operatori economici siano tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico e finanziaria,
come indicato nella presente direttiva, o i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali richieste agli operatori. Quindi, attenzione, i gruppi o le associazioni di operatori economici richiedono una disciplina chiara per evitare appunto che ci siano delle situazioni in cui non si capisce come possono essere dimostrate le capacità di ognuno dei soggetti sotto il profilo tecnico professionale. Quindi anche questo aspetto è un aspetto che bisogna tenere in considerazione, almeno sotto il profilo del legislatore, che quindi deve stabilire con precisione come possono operare i gruppi all'interno delle procedure d'appalto. Scorriamo velocemente. Il considerando 85 invita le amministrazioni a valutare le informazioni in tempo reale, perché le situazioni che si presentano per le imprese in un determinato periodo, come voi ben sapete, possono modificarsi in tempi temporali in archi temporali molto ristretti. Quindi occorre naturalmente prestare molta attenzione, come vedete è importante che le decisioni delle amministrazioni giudicatrici siano basate su informazioni recenti, in particolare per quanto attiene ai motivi di esclusione, dal momento che importanti cambiamenti possono avvenire molto rapidamente, ad esempio in casi di difficoltà finanziaria. No? Ecco, quindi attenzione, perché le informazioni comunque devono sempre essere informazioni recenti. Poi qui c'è un particolare accento alle piccole e medie imprese che, come sapete, il legislatore europeo, comunitario, ha voluto tenere in considerazione e quindi sono spesso citate nell'ambito della direttiva. Ecco, e qui nel considerando dice: molti operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione ad appalti consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati. No, come sappiamo, le imprese si lamentano molto della burocrazia, no? E quindi della necessità di richiedere da parte delle pubbliche amministrazioni una serie di certificazioni. Allora, qui in sostanza che cosa dice il considerando? Bisogna cercare di evitare di richiedere tutta una serie di certificati e bisogna fare riferimento innanzitutto al documento di gara unico europeo che, come sapete, è già stato predisposto e quindi è disponibile. Un modello che semplifica quello che una volta era la domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale e che quindi sotto il profilo dei requisiti deve già prevedere quelle indicazioni che sono necessarie per poter partecipare all'appalto. Questo va nel senso della semplificazione, quindi l'istanza delle imprese è verso la semplificazione della burocrazia, il documento di gara unico europeo è un documento che tende alla semplificazione. Sì, esatto, dal 18 aprile in sostanza questo documento unico potrà essere reso esclusivamente in formato telematico e quindi siamo agli sgoccioli e quindi non potrà più essere cartaceo. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Poi vedremo che il nostro codice prevede anche una norma ad hoc in riferimento alle prove che devono essere offerte per dimostrare i requisiti, no? E quindi in buona sostanza qui c'è un recepimento integrale sotto il profilo del considerando che abbiamo appena visto. Il considerando numero 100 parrebbe ovvio e non dovrebbe essere messo sotto il profilo dell'opportunità, ma in realtà della doverosità, no?
ci dice, è opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione, di reati di terrorismo. Quindi, come vedete, l'indicazione precisa di tutte le situazioni rilevanti sotto il profilo penale e che fanno riferimento ai delitti particolarmente efferati e che riguardano le organizzazioni criminali in particolare, ma anche i fenomeni corruttivi, no? Quindi reati contro la pubblica amministrazione, e in sostanza quindi già nel considerando numero 100 era indicato uno dei leitmotiv per condurre questi soggetti che in qualche modo erano coinvolti rispetto a questi fenomeni all'esclusione. Nella sezione 3, passiamo alla parte normativa, è tutta dedicata alla selezione dei partecipanti e all'aggiudicazione dei contratti, no? Quindi i criteri di selezione qualitativa, i motivi di esclusione, i criteri di selezione, il documento di gara unico che è stato indicato nei considerando, l'affidamento sulla capacità dei soggetti e l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, e questo è importante per il sistema unico di qualificazione degli appalti, ossia tutto il sistema delle società organismo di attestazione trova il suo caposaldo in ambito comunitario dall'articolo 64. Attenzione però, perché non si tratta di un sistema obbligatorio. Andiamo subito a vedere l'articolo 64, così capiamo qual è la portata di questa disposizione della direttiva numero 24. Come vedete, gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizio riconosciuti, o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione, sono le SOA naturalmente, conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui è l'allegato 7, quindi c'è anche un riferimento preciso ai criteri di certificazione e l'allegato 7 ne dà l'indicazione. Quindi, come vedete, il sistema di qualificazione unico che ha utilizzato il nostro legislatore è un sistema non obbligatorio, è un sistema che si poteva utilizzare e che sul punto l'Unione Europea ha inteso lasciare agli Stati utilizzare in base alle loro scelte. Possiamo adesso riprendere la trattazione. Quindi abbiamo visto i criteri di selezione dell'articolo 58, il riferimento preciso rispetto alla qualificazione è l'articolo 83, l'articolo 83 si riferisce appunto ai criteri di selezione e recepisce integralmente l'articolo 58 che prima abbiamo visto, no? Al primo comma ricalca l'articolo 58 della direttiva, richiamando tra i criteri di selezione esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. C'è però un'aggiunta di cui adesso daremo conto, perché ci dice anche che i requisiti e le capacità di cui al primo comma sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Fino a qui niente di nuovo, è il principio di proporzionalità che abbiamo più volte evocato e che è una sorta di guida, no, rispetto alle indicazioni che devono essere tenute in considerazione per poter selezionare gli operatori professionali.
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche qui è un principio che abbiamo già incontrato, quello della massima partecipazione, l'abbiamo trovato anche nel considerando che abbiamo visto, il principio di avere la massima partecipazione, l'estensione ai soggetti, diciamo, indipendentemente dalla natura giuridica, no? Quindi una ampia, diciamo, nozione di operatore economico. Ma qui c'è anche un altro aspetto che invece viene aggiunto nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Allora, il principio di trasparenza è un principio che conosciamo, è un principio del diritto amministrativo, lo contiene la legge generale sul procedimento amministrativo, non è nulla di nuovo, soprattutto nella materia degli appalti è un principio molto importante, perché naturalmente gli operatori sono in grado di verificare che il percorso compiuto nell'ambito della procedura da parte della pubblica amministrazione sia un percorso lineare che può essere ricostruito anche ex post e quindi consente eventualmente il sindacato da parte dell'organo giurisdizionale. Però il principio di rotazione è un principio che noi, come abbiamo visto e considerando, non troviamo. E questo in realtà potrebbe creare delle problematiche. Perché il principio di rotazione, come sapete, è un principio che per certi versi limita la partecipazione. Ossia il soggetto che ha partecipato prima non potrà partecipare dopo. E soprattutto in riferimento a quegli appalti che hanno un importo molto rilevante e in cui gli operatori qualificati si riducono nel numero, proprio perché occorre magari avere delle alte specializzazioni, delle capacità finanziarie che non tutti gli operatori possiedono, potrebbe davvero creare degli impacci. Quindi sul principio di rotazione tenete presente che è uno dei principi che vengono citati dall'articolo 83 e che è riferito però a tutti gli appalti, indipendentemente dal valore, eh? Quindi è un principio che deve ispirare la selezione degli operatori. Il principio della rotazione, indifferentemente previsto per tutti gli appalti, qui ho sintetizzato nella slide il concetto che poco prima vi anticipavo, comporta problematiche per gli appalti sopra soglia, ove dovrebbe prevalere la necessità di affidare la migliore offerta, no? Quindi, come sappiamo, se il novero degli operatori professionali si riduce e soltanto alcuni hanno una certa disponibilità, beh, è chiaro che sotto questo profilo, siccome il perseguimento della miglior offerta è uno dei principi su cui si deve basare l'operato della pubblica amministrazione, il criterio della rotazione potrebbe creare problematiche, ponendosi in contrasto con il principio della massima partecipazione. Poi l'ultimo inciso, ve lo ricordavo, si pone diciamo, rispetto alla direttiva con un'aggiunta che non era prevista. Ecco, adesso si tratta naturalmente di fare delle considerazioni rispetto a questo aspetto che viene preso in considerazione dal nostro legislatore e non da quello comunitario. Però ricordatevi che uno degli aspetti fondamentali nel recepimento delle direttive è quello del principio per cui non è possibile inserire più norme o più diciamo, riferimenti sotto il profilo della regolazione di quelli che la stessa direttiva pone, no? Il cosiddetto divieto di gold plating, ossia inserire delle previsioni ulteriori rispetto a quelle che già la direttiva chiarisce, no? Ecco, quindi sotto questo profilo va valutato anche il principio del divieto di gold plating. Ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, no? La direttiva, come abbiamo visto, parla della possibilità di prevedere elenchi ufficiali di operatore, quindi gli Stati membri possono istituire e mantenere elenchi ufficiali di imprenditori e di fornitori, ma soprattutto prevedere le certificazioni che il nostro sistema dunque ha recepito e sotto questo profilo è stato mantenuto il sistema delle società che attestano la sussistenza in capo agli operatori dei requisiti di carattere generale anche e speciale. Il comma 5, sempre dell'articolo 58 della direttiva, ci dice peraltro che quando è richiesta una certificazione allora
quei dati valgono e non possono essere contestati. Il riferimento è ad esempio a quei soggetti che, pur partecipando ad appalti inferiori ai 150.000 euro, avendo l'attestazione non devono più dimostrare nulla, no? E quindi l'attestazione non può essere messa in discussione da parte della pubblica amministrazione, ma deve essere considerato un certificato valido ed efficace, naturalmente se è in corso di validità, a meno che poi vedremo nel dettaglio, se abbiamo la possibilità, non ci sia anche una questione rispetto, diciamo, alla validità di questi certificati che faccia sospettare in qualche modo che questi certificati siano stati artefatti o presentino naturalmente una situazione non chiara, no? Allora in quel caso, come vedremo, svolge un ruolo importante ANAC. Nella architettura del sistema di qualificazione unico, no? Bisogna anche considerare quello che prevedeva la legge delega. La legge, scusate, qui c'è scritto 1/2016, in realtà è 11/2016, poi lo sistemeremo. La legge delega, in realtà, quella che ha condotto poi al recepimento della direttiva numero 24, numero 23, prevedeva la possibilità di superare il sistema di qualificazione unica, no? Ed infatti, in sostanza, diceva, sì, allora, quello può essere un dato di partenza, ma il legislatore può usare anche un sistema differente se questo sistema presenta, diciamo, delle criticità o può essere in qualche modo agevolmente implementato. Quindi, diciamo, la delega consentiva al legislatore di superare il sistema attuale, cosa che in realtà non è avvenuta se non in parte attraverso appunto l'esclusione, ma questo vale sotto il profilo generale, della previsione di un atto attuativo come il regolamento e invece la previsione di linee guida che per la verità poi sono state riportate al profilo regolamentare dall'intervento del legislatore con il correttivo, prevedendosi nella specie, come vedremo, che in realtà non si tratta più di linee guida ma si tratta di un vero e proprio regolamento affidato al Ministero delle Infrastrutture, dove la proposta è sì di ANAC, ma poi c'è anche diciamo, il fenomeno ormai ricorrente della concertazione con altre istituzioni, poi vedremo nel dettaglio. Quindi il nuovo codice all'articolo 84 prevede che i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui è l'articolo 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, che nel frattempo, sulla base della legge delega, ha avviato una ricognizione straordinaria delle SOA. Attenzione, pari o superiore. Il comma 2, sempre dell'articolo 83, come vi anticipavo poc'anzi, prevede che sia un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare su proposta di ANAC, e qui adesso andremo a verificare, diciamo, in particolare il documento, facendo però, diciamo, una verifica veloce, perché altrimenti non riusciamo ad arrivare alla conclusione della nostra lezione. E quindi, in sostanza, quindi, questo decreto, previo parere, come vi dicevo, delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati nel rispetto dei principi di cui è presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione. No? Quindi, come vedete, in sostanza l'articolo 83 rimanda a questo decreto. Adesso andiamo a vedere la proposta di ANAC. Ecco, nel frattempo ne approfittiamo anche per vedere il documento 2, che non è altro che una ricognizione che era stata disposta da parte del Ministero competente, da parte di ANAC in riferimento alle società organismo di attestazione,
è un documento che possiamo così anche per curiosità verificare insieme, no? Quindi in sostanza ANAC nel luglio del 2016 è andata a fare una ricognizione di tutte le società organismo di attestazione operanti e diciamo qui se qualcuno ha diciamo, l'esigenza di andare a verificare queste società le può verificare, sono qua, come vedete. Ci sono innanzitutto le indicazioni relative a chi detiene il capitale sociale delle singole società organismo di attestazione, credo ce ne siano 26 se non sbaglio attualmente autorizzate, quindi queste sono quelle effettivamente autorizzate e che possono quindi rilasciare l'attestazione alle società che chiedono di poter essere qualificate. Vediamo se c'è qualche cosa di interessante. Ecco, come vedete ci sono anche il numero, l'anno in cui le autorizzazioni sono state rilasciate, il numero di autorizzazioni rilasciate nel periodo, quindi come vedete dall'1/5/2015 al 34/2016, i soggetti in organico e gli attestati per ogni dipendente. Sono dati statistici interessanti perché ci consentono di capire innanzitutto come funziona questo mercato, che a sua volta è un mercato rilevante, no? Come vedete, e quindi diciamo come effettivamente operano queste società. Ce ne sono alcune che effettivamente hanno rilasciato molte attestazioni, ad esempio vedete la CQOP nota che ha rilasciato 3.815 attestazioni, no? Ma ve ne sono altre che ne hanno rilasciate solo un centinaio, come vedete, quindi diciamo un panorama piuttosto vario, no? E qui poi ci sono anche indicazioni sul livello della struttura. Il documento 3, anche questo naturalmente lo potete trovare in internet, ma lo troverete anche nel materiale sulla piattaforma, è la proposta che è finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quell'articolo 83,2 del decreto legislativo, avendo l'oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori pubblici. No? Quindi, come vedete, si riprende il sistema di attestazione della qualificazione, nelle disposizioni generali sono indicate la qualificazione di imprese, le categorie classifiche, quindi stiamo parlando di questioni che sono già note, no? Le categorie e le classifiche, sistema di qualità aziendale, i requisiti per la partecipazione alle procedure per gli importi inferiori a 150.000 euro, quindi sono quelle che adesso appunto prevedono la dimostrazione attraverso il fatturato, i lavori analoghi, eccetera, che abbiamo visto. E poi niente, quindi qui diciamo siamo ancora naturalmente nell'ambito della proposta, poi questa proposta passerà alla consultazione delle commissioni parlamentari, all'esame naturalmente alla fine del procedimento da parte del Consiglio di Stato, quindi siamo ancora in una situazione in cui non siamo in grado di fare delle previsioni sul perfezionamento di questo provvedimento che dovrà poi mandare a regime il sistema previsto dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici. Però in ogni caso voi potete anche andare a verificarlo, sapete che diciamo, per prassi che ormai si sta consolidando ANAC prevede il meccanismo delle consultazioni per cui i soggetti possono verificare la proposta e inviare diciamo, le loro indicazioni rispetto alla proposta e dopodiché, terminate le consultazioni, l'iter procedurale riprende il suo corso. Ecco, per quanto riguarda gli appalti superiori ai 20 milioni di euro, qui siamo anche oltre la soglia comunitaria,
nella precedente normativa era previsto un importo di poco superiore, si parlava di 20.638.000 euro, qui stiamo parlando invece di 20 milioni, quindi si è fatto riferimento ad un importo, diciamo, fisso. Oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti, quindi il sistema unico di qualificazione, è previsto anche un onere aggiuntivo. Beh, naturalmente qui sappiamo che l'onere aggiuntivo è richiesto dalla particolarità dell'appalto. Quando parliamo di importi così elevati stiamo parlando di appalti in sé molto complessi, nei quali naturalmente non è indifferente che l'organizzazione da parte dell'operatore debba avere determinate caratteristiche e quindi bisogna dimostrare una capacità professionale, e questa capacità professionale fa riferimento ai lavori superiori a 100 milioni di euro. La dimostrazione avviene attraverso il certificato di esecuzione dei lavori, mentre la capacità economico-finanziaria è un altro elemento fondamentale, perché naturalmente questo determina l'affidabilità da parte del soggetto e quindi questa deve essere certificata da una società di revisione. Prima vi dicevo attenzione all'importo, perché rispetto alla disciplina previgente, probabilmente per una dimenticanza o per non aver guardato com'era la situazione del codice precedente, il decreto legislativo 163, qui partiamo non da 150.000 euro ma da 149.999. Attenzione, perché 150.000 entriamo già nel sistema unico di qualificazione. Quindi, allora, in questo caso c'è il riferimento all'articolo 90 del vecchio regolamento e all'articolo 12, qui c'è una ripetizione che poi elimineremo, della legge 80 del 2014, no? Che ci indica quali sono i criteri che devono essere utilizzati per selezionare nell'appalto di questi valori gli operatori economici. Quindi, lavori analoghi per importo non inferiore all'appalto nel quinquennio, quindi periodo di riferimento 5 anni, e lavori analoghi, non identici, analoghi. Attenzione, perché questo è stata fonte di una serie di contenziosi, quindi bisogna naturalmente prestare attenzione sotto questo profilo. Poi, costo personale dipendente non inferiore al 15% dei lavori eseguiti nel quinquennio, anche questo mi sembra un dato che ormai è consolidato, quindi non c'è bisogno di dare ulteriori indicazioni, e poi la dimostrazione dell'adeguata attrezzatura tecnica per poter svolgere l'appalto. Anche qui c'è un'indicazione che andiamo a vedere rapidamente con il documento numero 4. Ecco, questo è interessante perché è un parere di precontenzioso, no? Voi sapete che tra i poteri di ANAC c'è anche quello di dare, diciamo, delle indicazioni, dei pareri su dei procedimenti in corso che sono relativi a delle procedure ad evidenze pubbliche, e quindi di stabilire se quella procedura, a parere di ANAC, è una procedura che si è svolta correttamente oppure no. Ecco, questa delibera perché l'ho presa in considerazione? Perché secondo me è indicativa e quindi può essere un elemento utile per dei casi che si possono presentare, naturalmente facendo riferimento a questa tipologia di appalti, quindi di valore inferiore ai 150.000 euro. Allora, ingrandiamo così potete guardare direttamente. Il quesito sottoposto al vaglio dell'autorità concerne la legittimità o meno dell'esclusione disposta nei confronti delle imprese concorrenti Rosato Costruzioni e Mamoli Edilizia, che hanno dichiarato ai fini partecipativi il possesso della qualificazione nella categoria OG11, mediante comprova dei requisiti previsti di cui all'articolo 90,1 lettera A, B e C del DPR 207/2010, il vecchio regolamento, in quanto il relativo importo della categoria scorporabile risultava inferiore a euro 150.000. Al fine di verificare se la stazione appaltante abbia correttamente operato, è opportuno analizzare la lex specialis di gara,
Quindi attenzione, ritorniamo alla lezione precedente, il bando, l'ex specialis, che vincola l'amministrazione, quindi questo rimane un aspetto fondamentale che bisogna sempre tenere presente, a parte le eccezioni, perché ci sono sempre le eccezioni, anche il bando naturalmente se riporta delle indicazioni che sono contrarie a delle indicazioni imperative, no, come abbiamo visto, non possono essere tenute in considerazione. Il bando di gara, al punto 4, ha indicato che l'importo complessivo dell'appalto è pari a €282.740, oltre oneri per la sicurezza di un soggetto a ribasso, distinguendo l'esecuzione dei lavori in due parti, in due categorie di opere, OG2, prima, classifica prima, categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria per un importo pari ad €196. E poi, come vedete, invece la OG11, classe prima, categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria per un importo pari ad €88.000, corrispondente al 31% del valore complessivo, subappaltabile al limite del 30%. La legge di gara prevede altresì tra i requisiti di partecipazione la qualificazione che i partecipanti devono possedere l'attestazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità per categorie corrispondenti ai lavori previsti nell'appalto OG2, opere generali 2, opere generali 11. Inoltre specifica per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi si fa in ogni caso riferimento all'articolo 92 del regolamento. La corretta applicazione delle suddette disposizioni consente di poter considerare quanto segue. Preliminarmente, per poter affermare l'obbligatorietà dell'attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all'importo dei lavori e al soggetto esecutore di questi ultimi, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento risultano di importo superiore ai €150.000, l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza necessaria dei requisiti. Ma se l'importo è inferiore, l'esecutore di questi non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'articolo 90 del DPR 207. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto di escludere le concorrenti, in quanto, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché da un puntuale preventiva verifica dell'attestazione SOA, non è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, con riferimento alla categoria OG11, dai paragrafi 4 e 6.2 del bando di gara. L'autorità poi riprende l'articolo 90 del DPR 207-2010, l'articolo 92, l'articolo 12 della legge numero 80 del 2014, per trarne che cosa? Risulta pertanto che ai fini partecipativi le imprese non erano tenute a produrre l'attestazione SOA anche nella categoria OG11 classifica prima, potendo dichiarare, per la relativa categoria, il possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui l'articolo 90 DPR numero 207-2010, mediante ad esempio certificati lavori in OG11 per un importo equivalente, oltre che costo del lavoro soddisfatto per analogo importo nel periodo di riferimento. Quindi, in buona sostanza, tenuto conto, diciamo, dell'importo dei lavori, la possibilità di dimostrare attraverso i criteri che sono previsti dall'articolo 90 del regolamento i requisiti di carattere speciale. Quindi, in buona sostanza, che come conclude, ritiene che il comportamento dell'amministrazione che ha escluso il soggetto non è conforme all'ordinamento di settore. Quindi, come vedete, questo è un'indicazione. Prego, ci vuoi intervenire? No, qui il caso che ovviamente trattava l'ANAC era legato ad un appalto come base d'asta di importo superiore a €150.000, sul quale si operava poi una distinzione in categorie, una al di sopra dei €150.000 e la scorporabile, peraltro era un'IPA specializzata, perché l'OG11 è un'IPA specializzata, al di sotto. Quindi lì l'errore della stazione appaltante era pacchiano, per certi versi, passatemi il termine, perché c'era una norma dell'articolo 92 che in questi casi espressamente prevede che le associazioni di tipo verticale possano presentarsi qualificandosi sulle scorporabili inferiori a €150.000 con
documento annuale vuole ex articolo 90. Io però vi invito ad applicare la stessa regola non solo nell'ipotesi in cui la qualificazione venga fatta attraverso i raggruppamenti temporanei di imprese, ma anche quando l'operatore si presenti come operatore singolo, che quindi possa sostanzialmente dimostrare, perché non c'è ragione per non applicarla nel caso dell'operatore singolo. In quanto, applicando appunto il principio di cui parlava prima la Bagatola Torraca, interpretarla a favore anche nel caso dell'operatore singolo apre al favor participationis, cioè amplia la sfera dei potenziali concorrenti. Quindi significa sostanzialmente cosa? Che l'operatore singolo potrebbe, in un caso come quello ipotizzato, partecipare alla gara producendo l'attestato SOA per l'OG1, classifica prima, credo fosse, perché l'appalto era 190.000 euro, e documentando sulla parte scorporabile in proprio di aver eseguito lavori per 90.000 euro nel quinquennio antecedente senza dell'articolo 90. Quindi non è una regola che dovete applicare solo nel caso dell'RT come prevede l'articolo 92, ma applicarla in attuando il favor participationis anche nell'ipotesi dell'operatore singolo. Scusami, perché siccome era una delle tante contestazioni che mi sono trovato a gestire. Certo. Beh, qui adesso naturalmente andiamo invece al caso degli appalti di servizi e forniture, quindi usciamo dal sistema unico di qualificazione. I requisiti di capacità economico e finanziaria che possono essere inseriti nel bando, che devono essere inseriti nel bando, sono il fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, quindi questa indicazione per poter dimostrare appunto le capacità economico-finanziarie, informazioni riguardo ai conti annuali che evidenziano in particolare i rapporti tra attività e passività, quindi naturalmente stiamo facendo riferimento ai bilanci, I bilanci sono quelli che possono dimostrare questo requisito sotto profilo finanziario, livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Qui in realtà la direttiva era non così specifica, parlava semplicemente di copertura assicurativa, invece il nostro legislatore ha voluto anche ricondurla ai rischi professionali. Quindi, le stazioni appaltanti, in sintesi, possono richiedere la dimostrazione di possedere le risorse umane, tecniche, l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto, per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, no? Quindi in sostanza bisogna naturalmente tenere in considerazione i soggetti che operano per poter verificarne sotto questo profilo la capacità, quindi la capacità di essere in grado, ad esempio qui stiamo facendo il riferimento a quelle situazioni in cui bisogna avere delle cognizioni di carattere specialistico, no? Quindi naturalmente i soggetti che intervengono devono avere queste cognizioni e lo possono dimostrare ad esempio attraverso le abilitazioni. Le informazioni richieste non possono però, e qui ritorniamo ad un tema che abbiamo affrontato ripetutamente, no? L'oggetto dell'appalto, quindi il tema è sempre quello della proporzionalità. Non possiamo richiedere di dimostrare delle caratteristiche, delle capacità che in realtà non sarebbero richieste per l'espletamento di quella tipologia di appalto di servizio. L'amministrazione deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali, perché naturalmente nel momento in cui io vado a richiedere tutta una serie di dimostrazioni rispetto al know-how di un'impresa specialistica, ad esempio, devo anche essere in grado di preservare questi segreti. Diversamente poi mi pongo nella difficile situazione di chi in qualche modo divulga dei segreti di carattere professionale e quindi mi pongo in una situazione in cui potrei addirittura trovarmi coinvolto in un'azione risarcitoria da parte del soggetto che vede divulgati dei segreti aziendali, no? Quindi attenzione a questo limite.
Riassumendo, quindi, in attesa del decreto del Ministero delle Infrastrutture su proposta di ANAC, eccetera, con le concertazioni che abbiamo visto, si applica l'articolo 216, quindi siamo nell'ambito del transitorio, no, la disciplina transitoria, comma 14, che ci dice esplicitamente. Stiamo come stiamo. Fino all'adozione delle linee guida indicate, è meglio del decreto ministeriale perché è diventato un decreto ministeriale, l'articolo 83,2 continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni di cui alla parte 2, titolo 3, articoli da 60 a 96, sistema di riqualificazione delle imprese, nonché gli allegati e le parti di allegato e richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, come sapete il regolamento di attuazione del decreto legislativo 163 e dunque il regolamento previgente. Non è più previsto invece il bonus decennale, questo lo dico perché diciamo, rispetto ad una situazione che si è verificata negli anni recenti di crisi era possibile dimostrare i requisiti facendo riferimento non ai 5 anni ma ai 10 anni, no? Proprio perché ci sono molte imprese che a causa della crisi avevano subito in realtà un decremento della cifra d'affari e quindi era stato previsto temporaneamente la possibilità di utilizzare un margine temporale più ampio, i 10 anni. Ebbene, questa parte non è più in vigore, è stata esplicitamente abrogata. Adesso brevemente, se riusciamo, volevo dare alcune indicazioni sul soccorso istruttorio. Ecco, il soccorso istruttorio, come sapete, innanzitutto è un istituto che ha avuto una vita molto travagliata nell'ambito delle procedure concorsuali, nelle procedure di evidenza pubblica, perché ci sono stati una serie, diciamo, di indicazioni giurisprudenziali anche contrastanti, volte a privilegiare a volte il dato formale, a volte il dato sostanziale. E quindi, al di là della ricostruzione di questi orientamenti diversi, quello che conta oggi sottolineare è che il soccorso istruttorio è diventato un istituto fondamentale, anche perché è richiamato dalla stessa direttiva numero 24, e sul quale, dopo l'intervento del correttivo, non è pure prevista la sanzione, no? Mentre, diciamo, nel primo impianto del codice era previsto che nel caso di ricorso istruttorio la stazione appaltante dovesse applicare una sanzione al soggetto che in qualche modo era chiamato a integrare la documentazione, dopo il correttivo invece la sanzione non è più prevista. Non solo non è prevista la sanzione, ma neanche il pagamento dei costi che la stessa amministrazione ha dovuto sostenere per dover tenere fermo il procedimento, chiedere la documentazione e quindi, diciamo, perdere un poco della sua attività amministrativa per dover inseguire il partecipante non particolarmente diligente. Ecco, quindi sotto il primo profilo, quello della sanzione, diciamo che si pone in linea il nuovo orientamento con la direttiva comunitaria. Invece sotto il profilo dei costi che sono conseguiti al fatto di aver dovuto fare un supplemento in ambito procedimentale per poter consentire l'adeguamento della documentazione richiesta, ebbene su questo anche il Consiglio di Stato nel suo parere rispetto al correttivo si era espresso sollevando qualche perplessità, perché si diceva che alla fine si finisce per consentire dei comportamenti negligenti da parte degli operatori, visto che tanto non è previsto in realtà neppure il pagamento dei costi e questo sotto il profilo, diciamo, della deterrenza di certi comportamenti sarebbe stato invece auspicabile mantenere perlomeno il pagamento dei costi. Ma vediamo in che cosa consiste essenzialmente, no, il soccorso istruttorio. Innanzitutto teniamo presente che l'origine la possiamo trovare nella legge generale del procedimento. Se noi andiamo a prendere la legge 241 e ci andiamo a leggere l'articolo 6, no? Nel momento in cui viene avviato un qualsivoglia procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento deve invitare i partecipanti al procedimento stesso ad integrare
a eventualmente inserire la documentazione che ritiene mancante e quindi ai fini dell'agevole svolgimento del procedimento in sostanza è già prevista la possibilità di un soccorso istruttorio. Quindi stiamo parlando sotto il profilo anche della legge generale del procedimento. Perché la richiamo? Perché noi parliamo di procedure di gara, di procedure ad evidenze pubbliche, però non dimentichiamoci il fatto fondamentale che stiamo sempre parlando di un procedimento amministrativo al quale si applicano i principi generali del procedimento ed in particolare la legge sul procedimento amministrativo, ogni qualvolta naturalmente questa sia compatibile, no? Quindi non dimentichiamoci questo aspetto fondamentale. Anche nell'istituto del ricorso istruttorio possiamo fare riferimento all'articolo 6 della 241 del 1990. In ogni caso, che cosa prevede oggi l'articolo 83,9? Prevede innanzitutto che in caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui l'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni. Quindi, innanzitutto, guardate in grassetto che cosa è importante. Diciamo, il riferimento all'aggettivo essenziale, anche perché questo è uno dei termini di contrasto che in giurisprudenza avevano sollevato ampio dibattito, perché c'era una giurisprudenza che diceva che solo quelli non essenziali potevano essere diciamo, oggetto di soccorso istruttorio, mentre invece quelli essenziali non lo potevano. Ecco, qui non c'è invece difficoltà, si tratta di irregolarità essenziale, anche l'irregolarità essenziale può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio. Quindi elementi del documento di gara unico europeo, stiamo naturalmente facendo riferimento al documento di gara unico europeo che deve indicare, diciamo, tutti i requisiti di carattere generale e quindi rispetto a questi è prevista la possibilità di sanare con un unico limite. Il limite è quello in cui, diciamo, questi elementi o il documento stesso a cui fa riferimento l'articolo 83 non siano neppure astrattamente attribuibili al soggetto che li ha prodotti, no? Allora, in questo caso, il soccorso istruttorio deve arrestarsi. Diversamente, è sempre possibile attestare qualità e capacità, diciamo, attraverso il soccorso istruttorio. L'altro limite riguarda un limite evidente e chiaro, perché va a incidere sul principio di concorrenza, ed è quello della capacità tecnica, cioè dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. È chiaro che quelle non possono mai essere integrate, altrimenti si va a incidere sulla procedura concorsuale, in cui naturalmente tutti devono essere trattati allo stesso modo, e non è consentito, quindi non vi può essere discriminazione, non vi può essere disparità di trattamento, non vi può essere lesione del principio di parità, par condicio tra i concorrenti, perché chiaramente se io consento di integrare in qualche modo l'offerta economica, mi trovo nella condizione, no, di facilitare qualcuno rispetto ad altri che possono in quel momento integrare l'offerta economica, no? Quindi questo è un limite che resta invalicabile e rispetto al passato direi che adesso le situazioni sono molto più chiare. Forse non c'è tanta chiarezza sul fatto di che cosa siano questi elementi, no? Elementi, però c'è il riferimento al documento unico e quindi evidentemente lì sappiamo bene a che cosa riferirsi. Nel momento in cui si verifica una di queste situazioni, il soccorso istruttorio è un subprocedimento all'interno della procedura, no? Che inizia con l'invito, concedendo un termine di 10 giorni al soggetto che deve integrare la documentazione, invitandolo ad integrare la documentazione, attenzione, a pena di esclusione. Perché la documentazione è comunque una documentazione essenziale, che quindi non può non essere presente nell'appalto. Se nel termine di 10 giorni, allo spirare del termine, la documentazione viene integrata
e soddisfa il requisito dell'essenzialità, allora a quel punto il procedimento va avanti. Diversamente, se non viene integrato oppure viene integrata in modo tale per cui in realtà non si riesce a superare la mancanza sotto il profilo, diciamo, della indicazione necessaria per poter partecipare all'appalto, allora c'è l'esclusione. Volevi aggiungere qualcosa? Quindi, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono, come vi dicevo, l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Qui è difficile, ora con le piattaforme. Certo, sì, qui. Sì, sì, certo. Un'ipotesi che non può verificarsi completamente. Sì, a meno che non ci sia poi dopo, diciamo, in realtà un blackout del sistema che in qualche modo magari mette delle indicazioni erronee perché parte un qualche, diciamo, qualche logaritmo che dà delle indicazioni errate, quindi in quel caso chiaramente c'è sempre anche la possibilità di ricorrere a questo istituto. Dovrei trattare di altre due questioni che ritengo rilevanti. Una è una questione interessante che riguarda i criteri reputazionali e l'altra invece è la questione delle esclusioni, quindi del nuovo articolo 80. Cercherò di farlo in breve anche perché ormai qui il tempo sta passando celermente e mi rendo conto che siamo anche ad un livello di sopportabilità del relatore ormai arrivato al limite, no? Allora, vediamo di fare, diciamo, un discorso molto più sotto il profilo non giuridico, ma così di sistema rispetto ai criteri reputazionali, che è un argomento per la verità molto interessante. Ecco, vedete lì nella spalla, quella in blu, della diciamo locandina, della slide, quando si fa riferimento ai criteri reputazionali negli Stati Uniti d'America, si fa riferimento ad un'esperienza concreta. Ed è un'esperienza che è stata avviata negli anni 90. Lo studioso di scienza dell'amministrazione, che è stato chiamato dalla presidenza, allora era Clinton, ma in realtà le questioni la seguiva Al Gore come vicepresidente, era relativa al sistema di public procurement negli Stati Uniti d'America. Il docente era Stephen Kelman, che è noto in realtà perché ha fatto poi tutta una serie di interventi dopo essersi occupato anche della riforma del public procurement negli Stati Uniti d'America. E il discorso è interessante soprattutto perché il criterio reputazionale è un criterio su cui si è imperniata la riforma. In buona sostanza, il criterio per valorizzare le imprese è diventato non importante sotto il profilo della qualificazione, ma sotto il profilo della valutazione dell'offerta, che è la cosa fondamentale, no? Quindi si è passato da un regime cosiddetto di compliance, ossia di verifica della conformità della regola, ad un regime invece di verifica della performance. È veramente in realtà un cambiamento totale di fronte, come potete ben comprendere. Tanto che anche oggi negli Stati Uniti d'America, per, diciamo, le forniture pubbliche che superano i $100,000, è prevista la valutazione delle offerte che tiene conto, nell'ambito, diciamo, di un criterio che assomiglia alla nostra offerta economicamente più vantaggiosa, del criterio reputazionale. Quindi un'impresa che ha dimostrato affidabilità, che ha concluso appalti e che sotto il profilo, diciamo, della reputazione che poi è attribuita dalle stesse pubbliche amministrazioni che hanno operato con l'impresa, no? E che riesce ad avere quindi un alto indice reputazionale, è favorita a parità di offerta rispetto ad un'altra impresa che non presenta questi criteri reputazionali. Nel nostro codice è stata prevista la possibilità di inserire il rating d'impresa,
Però il limite evidente è che il rating, al di là del fatto che siamo ancora naturalmente in attesa anche qui che ANAC ci emani le linee guida per individuare quali sono, quali devono essere le caratteristiche per poter attribuire, diciamo, una reputazione alle imprese, la cosa però fondamentale è che restiamo sempre ancorati esclusivamente alla qualificazione, mentre invece le offerte naturalmente dovranno essere valutate secondo i noti criteri che conosciamo. Quindi sotto questo profilo, per la verità, c'è un dibattito, perché c'è qualcuno che propone di fare, diciamo, veramente il salto di qualità per cercare di avere la valorizzazione di quelle imprese efficienti che dimostrano di portare a conclusione gli appalti, che hanno tutto il, diciamo, il know-how, le capacità organizzative, le capacità finanziarie necessarie per arrivare alla conclusione dell'appalto. Brevemente, e chiudiamo, perché vedo che ormai il livello di attenzione sta scendendo e capisco che insomma, è stata una mattinata molto densa. Per la verità, secondo me, la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici doveva essere fatta in due lezioni, però purtroppo abbiamo dovuto condensare e quindi gioco forza ci siamo trovati a doverlo svolgere tutto in questa mattinata. Allora, brevemente, la disciplina dell'esclusione contenuta all'articolo 80 del codice degli appalti. Quindi vi sottolineo due aspetti. Il primo comma, che indica, diciamo, le condizioni tassative per le ipotesi di esclusione. Qui c'è un rovesciamento di fronte rispetto al vecchio articolo 38, perché l'articolo 38, diciamo, indicava come figura residuale a chiusura del sistema l'incidenza delle condanne sulla capacità sulla moralità professionale. Non so se ricordate, no? E quindi lì effettivamente si apriva un ampio dibattito sulla discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale era in grado di fare una valutazione sulla lievità o meno della condanna e quindi era in grado di stabilire se effettivamente quell'operatore, magari per un'unica condanna, non era il caso fosse escluso, soprattutto se magari si trattava di una condanna risalente nel tempo e non particolarmente grave. Qui invece rientriamo nel meccanismo dell'automaticità, che è un meccanismo che secondo me è piuttosto pericoloso. Sotto questo profilo, non riguarda la materia degli appalti, però vi faccio presente che c'era un altro criterio automatico, no? Ad esempio in materia di revoca delle patenti. Ve lo dico perché è una questione che avevo trattato recentemente, quindi avevo approfondito il tema. Ebbene, in caso di condanna per reati relativi alle sostanze stupefacenti, era previsto che il prefetto automaticamente revocasse la patente di guida, articolo 120 del codice della strada. La questione è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, la quale proprio recentemente, con la sentenza numero 22 del 2018, ha invece detto che non ci possono essere degli automatismi laddove c'è la possibilità da parte della pubblica amministrazione di esercitare la propria discrezionalità. E quindi il prefetto è chiamato in questo caso a fare una valutazione sulla entità della pena. Non può escludere automaticamente, perché vi possono essere dei casi lievi in cui la revoca, soprattutto in riferimento al potere che è concesso al magistrato, che può decidere nel comminare la pena, no, quando esamina la fattispecie di reato e nella condanna può utilizzare come misura accessoria anche il ritiro della patente, ma in quel caso esercita una discrezionalità, può o non può ritirarla, mentre invece all'autorità amministrativa era imposto un automatismo. Allora, ragionando sulla scorta, diciamo, di questa decisione della Corte,
questo principio dell'automaticità dell'esclusione potrebbe, a mio avviso, subire qualche possibile cambiamento. Ecco, potrebbe anche essere oggetto, sotto questo profilo, di un'eccezione di legittimità costituzionale. Prego Matteo. Io trovo, per la verità, molto più pericoloso l'incrocio tra il primo comma e il quinto comma, così come è stato interpretato. Non vorrei anticipare delle cose che tu stai per dire, perché la questione dei reati che possono costituire oggetto di libero apprezzamento, di valutazione da parte dell'amministrazione giudicatrice, rientra col quinto comma, ma purtroppo non legandolo più all'esecutività della sentenza, al passaggio giudicato della sentenza, che è una questione molto molto più grave. Perché il fatto del comma 1 potrebbe anche passare, nel senso che l'elenco dei reati per i quali la conseguenza dell'esclusione è automatica è abbastanza ristretto, e si tratta di reati la cui gravità è in qualche modo, come dire, codificata dallo stesso legislatore. Sono reati di gravità tanta e tale per cui la condanna consegue l'esclusione. Le linee guida invece sui cosiddetti illeciti professionali del comma 5, su cui ora riporto parola al microfono a Vincenzo, è che le condanne per i reati per i quali a seguito di sentenza passata in giudicato era rimesso all'amministrazione la possibilità di valutare l'incidenza sulla condizione morale, etica e professionale dell'appaltatore, rientrano attraverso il comma 5, ma l'ANAC dice che qualunque mezzo può significare anche una sentenza non passata in giudicato, per cui l'indicazione che dà, e lo dà specificamente con riferimento al reato dell'articolo al 353 del codice penale, quindi della turbativa d'asta, la condanna in primo grado, anche se non passata in giudicato, secondo l'ANAC potrebbe costituire causa di esclusione. Il che, ripeto, è grave perché amplia in un modo veramente non apprezzabile in termini di fattispecie elencate l'ambito di esclusione. Sì, no, mi limito solo ad aggiungere il concetto, no, che è contenuto nel comma quinto, ossia che l'esclusione deve essere adottata. E qui ritorna appunto la formula aperta che dicevo prima e cui accennava Matteo Accardi, e quindi qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Qui siamo veramente nel campo, scusatemi, delle centopertiche, perché francamente andare a definire che cosa si intenda per integrità, e qui siamo nella sfera morale, e per affidabilità, e qui siamo nella sfera tecnica, se non abbiamo delle indicazioni certe, coerenti, finiamo davvero per compiere degli atti arbitrari. Attenzione, perché ad esempio delle situazioni veniali potrebbero essere considerate gravi e tali da comportare l'esclusione, mentre invece situazioni ben più gravi magari potrebbero condurre a non escludere il concorrente. Quindi questo, diciamo, è un tema su cui credo che ci sarà molto dibattito, e anche alla luce di quello che vi diceva prima Matteo Accardi, no? E qui adesso nel materiale che vi darò, diciamo, esatto, c'è proprio se vogliamo vedere, allora allarghiamo, vediamo. Altre situazioni, è a pagina 7, vediamo se lo individuiamo. No, non è qua. Prova a vedere tu, se no. Puoi guardare anche qua. Ecco qui. Ad esempio, dice, nei casi più gravi, illeciti professionali, il 2.1
posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli articoli 353, 353 bis e 354 del codice penale. Pertanto, a ricorrere dei presupposti di cui al punto 2, al 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati. Ovviamente il vecchio articolo 38 del 163 anche in questi casi legava l'esclusione al passaggio giudicato della sentenza. Il principio della presunzione di innocenza. Sì, sì. Quindi attenzione veramente ad esercitare l'esclusione in ipotesi del genere. Pensiamoci e riflettiamoci. Peraltro, se vedete il repertorio di giurisprudenza, mano a mano vanno lievitando i casi di esclusione disposte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 numero 5, perché si è messo in mano ai nostri colleghi giustizialisti, insomma, di qualche errore si può commettere. Lasciamo l'aspetto della vigilanza di ANAC, solo anche qui appunto ANAC, come avete visto, ha un ruolo centrale rispetto, diciamo, alla vigilanza ad esempio sulle società organismo di attestazione e quindi sulla verifica che può essere compiuta anche, ecco qui c'è un circoletto che non ho inserito a caso, no? Scusate. Perché questi tre soggetti che ruotano intorno al diciamo, nucleo, sono le imprese, SOA e stazioni appaltanti, sono anche quei soggetti che possono segnalare ad ANAC, la quale poi può avviare un procedimento di verifica sia sulle società organismo di attestazione, ma anche eventualmente su quei certificati che non presentassero i requisiti, diciamo, previsti. No? Ecco. Quindi diciamo questo era un po'. Quindi arriviamo alle conclusioni molto sintetiche di questa carrellata, no? Allora, dunque, in primo luogo, la legge delega, come abbiamo visto, aveva previsto la possibilità di superare il sistema unico di qualificazione. Il governo non ha inteso approfittare di questa diciamo, previsione della legge delega, riproponendo nella sostanza il sistema previgente, con l'arduo compito affidato ad ANAC e al Ministero di colmare il vuoto del regolamento attuativo. Il sistema di qualificazione, così come congegnato, resta, come era prima per la verità, frammentario e le potenzialità del rating di impresa sono utilizzabili, come vi dicevo prima, solo ai fini della qualificazione e non per la valutazione dell'offerta e quindi non siamo ancora arrivati alla valutazione della performance, che dovrebbe in realtà costituire uno degli aspetti fondamentali su cui poi fare le proprie valutazioni per l'affidamento. Si aggiungono i delicati problemi connessi al ruolo di ANAC, che assume le vesti di soft regulator, ossia in sostanza il soggetto che fa la disciplina, la regola del settore, ma fa anche l'organo di vigilanza e quindi queste regole le deve verificare ed applicare. Grazie a tutti e ci vediamo. Sì. Prego.